che con i compagni napoletani dell'Associazione per la Grande Napoli dovrebbero essere già in linea Rodolfo Viviani e Luigi Mazzotta. Vediamo un po' di aggiungerli alla conferenza. Ecco, Rodolfo Viviani, vediamo un po' se lo vedo online. Eccolo qui Rodolfo. Aggiungiamo anche Rodolfo alla conferenza. Veramente una bella trasmissione, Gianni, cosa dici? Sì, è molto importante questo diciamo, resoconto dai palazzi istituzionali, perché sono quelli da cui poi può sortire una sorta di soluzione in termini di una riforma. Quindi era importante verificare questa cosa e avere questo rapporto in qualche modo. E poi Rita, insomma, la combattente, lo sappiamo, e abbiamo piena fiducia nei suoi metodi di lotta e nella sua passione. Ecco, vedete intanto Luigi Mazzotta, segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, e Rodolfo Viviani, presidente dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, entrambi poi componenti anche il Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Ecco, l'Associazione per la Grande Napoli, bisogna ricordarlo, lo ricordo io perché loro magari non lo direbbero, è stata probabilmente l'associazione radicale in Italia veramente in prima linea su questa battaglia per l'amnistia e per la giustizia giusta. Quindi veramente onore al merito, perché ogni mattina sono andati davanti al carcere di Poggio Reale e lo stanno facendo ancora in queste giornate, a lottare, a portare la testimonianza, a portare a noi la testimonianza anche di quello che succede con i familiari dei carcerati. Quindi questo bisogna ricordarlo, Gianni. Adesso lascia a te Sì, la quello che conduzione. volevo fare io, ma Ti ho non è rubato niente. questo, vabbè, una cosa falla dire anche a me, dai. Va bene, Tanto ciao. avrai tempo per fare tutte le domande. Bene, ragazzi, io vi lascio alla vostra conversazione. L'appuntamento è alle 17.05, 17.10, tanto possiamo allungarci un pochettino. Va bene? Allora, vuoi la linea? A te la linea, Gianni. Allora, intanto buongiorno a Luigi e a Rodolfo, ed è importante, spero che mi sentiate bene. Sì, Sì. io ti sento bene, tu? Mi senti Sì, bene? perfettamente. Ok. Ciao Luigi. Allora, io Ciao, Andrea. chiaramente nel sottoscrivere le parole di presentazione di Roberto sull'associazione Grande Napoli, la Grande Napoli che è molto attiva, volevo appunto anche, forse con Rita prima non abbiamo avuto il tempo di dirlo, ma che la comunità in qualche modo umana, se così possiamo chiamarla, che è mortificata da queste carceri, da questa giustizia, non è soltanto quella che sta dentro le carceri, non è soltanto quella che spia una pena e anche che lavora, quindi anche la polizia penitenziaria, ma è anche la comunità, diciamo, di tutti i parenti, di tutte le persone che vanno e che vivono con pathos e con drammaticità questa situazione, e che sono mortificate anche spesso nella loro dignità con una serie di procedure estremamente difficili e burocratiche che voi in qualche modo cercate di raggiungere e di, tra virgolette, confortare nelle vostre iniziative. Adesso non so a chi dare per primo la parola, so che avete su questo fatto delle iniziative molto importanti a livello umano e volevo appunto che ce le illustraste. Sì, posso prendere io un attimo la parola su questa cosa, anche perché noi mercoledì abbiamo una riunione da Intramenia a Piazza Bellini a Napoli, dove io personalmente ho invitato delle parenti di detenuti, la moglie di un detenuto che deve scontare ancora un po' di anni di pena. E ci teniamo sempre aggiornati su Facebook, c'è anche un'altra signora che vuole essere sempre informata, tra l'altro si è anche iscritta alla nostra associazione. E sì, il nostro lavoro in effetti dovrebbe riguardare un poco questa forma di comunicazione con i parenti dei detenuti, affinché loro ci possano sostenere e quindi continuare questa battaglia, insomma, che noi non sappiamo ora quando è che potrà finire. Vediamo martedì, insomma, ora quello che verrà fuori dal Senato. Comunque noi mercoledì, ecco, volevo dire che abbiamo questa riunione con tutti gli associati della Grande Napoli che abbiamo invitato queste persone. In una specie di assemblea?
auguriamoci di sì, che ci siano queste figure nuove che ci hanno visto davanti al carcere di Poggioreale. A te, Rodolfo. Io volevo aggiungere che abbiamo sentito il 21 settembre durante il sit-in e la veglia per la monastica della Repubblica, abbiamo sentito Marco Pannella parlare di carcere, ma dire che noi ci dobbiamo preoccupare anche delle persone che sono fuori dal carcere, nel carcere italiano. Quindi non abbiamo cercato di fare altro che quello di porre in campo un'iniziativa non violenta che vedesse la partecipazione anche delle persone più direttamente interessate al problema del carcere e come insomma abbiamo avuto l'opportunità anche di dire nel comizio che appunto si è tenuto a Roma, crediamo di essere riusciti a mettere in piedi un lavoro che ha buone possibilità di essere sviluppato, perché appunto sono centinaia le persone che hanno aderito al digiuno, di cui abbiamo indirizzo, abbiamo anche appunto inviato a Rita in questa settimana, che potranno, e noi speriamo che daranno corpo all'iniziativa non violenta. Ero un po' angosciato in questi giorni perché non sapevamo, insomma siamo già da un mese in forte mobilitazione, non riuscivamo ad inventarci qualcosa per essere di sostegno a Marco Pannella nella urgenza di questo sciopero della sete. Ho letto un comunicato nel quale appunto si dice che Marco passa allo sciopero della fame, ma comunque andrà ad oltranza. Questo significa che comunque abbiamo conquistato del tempo, la lotta sarà ancora lunga, ma noi non molleremo, perché l'amnistia è, per quanto ci riguarda, diciamo insomma, un obiettivo imprescindibile, non possiamo metterlo in discussione. Diciamo sì, sull'amnistia ha detto Pannella che è appunto un obiettivo su cui non si può, indisponibile mi sembra, ha parlato di in questi termini, non si può prescindere da questa azione. Ma voi siete attivi ovviamente... Non negoziabile, ecco infatti, non imprescindibile, non negoziabile, esattamente. Speriamo che questa presa di coscienza sia diffusa anche all'interno dei palazzi e delle altre forze politiche, perché poi in definitiva qualsiasi provvedimento deve comunque essere votato e che possa essere votato da più persone possibili e anche magari in disaccordo dalle linee di partito che spesso sono giustizialiste o che sono ben altriste in tante forze politiche. Perché prevedono altri. Il problema più grosso è quello di mettere in condizione di far funzionare la giustizia. Probabilmente questo è un obiettivo che nessuno vuole nel nostro paese. Ecco perché poi non si riesce proprio ad avere un dibattito sulle motivazioni per le quali noi chiediamo l'amnistia per la Repubblica, che appunto mette in condizione la giustizia finalmente di iniziare a funzionare. Comunque voi sarete attivi anche su altri argomenti, mi pare, ci sta una iniziativa del 6 ottobre, chi ce ne parla dei due, liberamente? Sì, c'è una iniziativa del 6 ottobre che riguarda la seconda giornata di mobilitazione straordinaria per la restituzione dei contributi silenti. E si terrà davanti a tutti gli uffici dell'INPS, insomma, in Italia. Noi a Napoli possiamo dire che su questa iniziativa è già oltre un anno che la conduciamo e abbiamo raccolto tantissime adesioni, tra cui c'è stata anche qualche iscrizione alla nostra associazione di avvocati e anche di persone comuni. Ora noi stamattina abbiamo tenuto un tavolo a Via Scarlatti e abbiamo raccolto una cinquantina di firme, 30 euro di contributi di autofinanziamento, e ci sono state delle persone che ci hanno preannunciato che loro verranno alla manifestazione del 6 ottobre. Premetto che giovedì prossimo
subito successivamente, il giorno successivo alla riunione che faremo mercoledì, noi faremo un altro tavolo per la raccolta di firme dei silenti, e lo faremo giù all'università, che è diventata ormai una tappa fissa che noi abbiamo deciso di condurre ogni giovedì mattina con i giovani università a San Domenico Maggiore a Napoli. E per cui io dico che questa iniziativa ci vede sicuramente molto attivi, e vogliamo soprattutto avvicinare i giovani, gli studenti universitari, perché questo è un problema che riguarderà probabilmente loro anche in futuro. Appunto, crediamo che debba essere fatta una proposta di iniziativa di legge entro la fine dell'anno affinché possano essere restituiti questi contributi versati per coloro che li perderanno. E non è giusto, noi riteniamo che questo non sia assolutamente giusto. Quindi dobbiamo condurre questa iniziativa, ecco, con i giovani, e poi del resto ci rendiamo conto anche restando per strada e quindi parlando con queste persone che ci firmano questo appello, molti di loro vivono questa situazione a cui insomma loro perderanno i contributi. Per cui ci vogliamo augurare di fare una bella manifestazione il giorno 6 ottobre. Se mi consentite, volevo appunto anche per aggiungere più possibile anche il nostro pubblico a renderci comprensibili a tutti, sia in diretta che per chi seguirà poi nell'on demand. Rodolfo, questi contributi silenti in termini molto semplici, puoi spiegarci bene di che si tratta? In pratica si tratta di alcuni punti nella legislazione del sistema pensionistico di Luigi, dovresti chiudere l'audio della web TV o abbassare le casse perché c'è un ritorno. Se metti le cuffie è meglio, ecco. Sentivo questa insomma, dicevo che ci sono dei contributi versati che in diversi casi vanno alla pensione, e questo è stato per esempio il caso delle donne meridionali, soprattutto, che per anni versavano contributi, poi per motivi di famiglia, gravidanze eccetera, magari smettevano di lavorare, e quindi tutti quegli anni di contributi, perché il minimo era 20 anni, non appunto erano persi, erano regalati allo Stato e non andavano alla pensione. E adesso per esempio invece questo problema riguarda soprattutto le categorie di nuovi lavori, per la subordinato, il contratto a termine, le partite IVA eccetera, che infatti è previsto che per ricostruire i contributi versati ai fini della pensione bisogna avere dei diciamo una continuità di versamenti che di minimo 2 anni. Quindi per molte persone che invece fanno lavori part time oppure appunto non riescono ad ottenere questa continuità, anche loro versano dei soldi che appunto vanno poi a finire a pagare le pensioni di altre persone. E quindi insomma noi siamo appunto, si tratta di una petizione per avere all'ordine del giorno in Parlamento una proposta di legge depositata dal Presidente della Repubblica, ma sì, Luigi, nuovamente si deve essere staccata la cuffia, devi escludere le casse. Ok, dovrebbe andare bene adesso, Gianni. Okay. Allora niente, io volevo appunto insistere su questo argomento perché mi sembra che Michele De Lucia, che è molto attivo su questa azione, ha interpellato anche il credo che sia il presidente dell'INPS Mastrapasqua, che praticamente gli ha detto che il fatto di questa, cioè con questi contributi praticamente si pagano altre pensioni, cioè ci sta un circuito vizioso in cui praticamente questi fondi vengono destinati ad altro per cui qui dovrebbero essere destinati. Quindi è una situazione che un pochino rientra nell'ambito di una sorta di tra virgolette delirio contabile del nostro Stato,
veramente esecrabile. Certo, questi soldi vanno a finire nel grande calderone dell'INPS, ma in realtà rispetto appunto alle, ai contributi versati da parasubordinati, da attivi, eccetera, in Italia siamo a 8 miliardi di euro appunto versate nelle casse dell'INPS rispetto a 300.000 euro di prestazioni erogate, quindi diciamo per il momento l'INPS incassa soldi e poi in molti di questi casi non li restituirà perché appunto non sono serviti a maturare una pensione. Questa, tornare un attimino alla vostra associazione, la nostra, perché è un patrimonio del mondo radicale, per la grande Napoli. Voi quante persone siete, vi riunite, fate, perché è importante anche come report, diciamo, dalle associazioni, come voce dalle associazioni che diamo con questa TV. Qualche dettaglio su come funziona e quanti siete della vostra associazione? Il segretario non ci sente? Vabbè, allora non so se vuole intervenire lì. No, vabbè, insomma, noi adesso il numero degli iscritti totale mi sfugge, ma non siamo... Pronto? Ci sei, Luigi? Vai. Vabbè, insomma, vai, noi siamo intorno alla trentina di iscritti. Anche qui bisognerà fare uno sforzo per aumentare il numero degli iscritti, perché ci avviciniamo a esperienze molto importanti, sia per rispetto alla vita dell'Associazione per la Grande Napoli, ma soprattutto al movimento di radicali italiani che riconosce ufficialmente questa associazione. Ieri venerdì a Roma c'è stata la direzione nazionale di radicali italiani, tra pochi giorni ci sarà il comitato nazionale, quindi noi abbiamo una vita associativa che è basata molto sull'iniziativa militante, quindi manifestazioni, tavoli di propaganda e autofinanziamento e poi delle riunioni che appunto non facciamo in luogo pubblico, di solito al caffè letterario Intramenia a Piazza Bellini, in quanto non disponiamo di una sede. A questo proposito volevo anche dire, magari c'è chi non lo sa, che il Comune di Napoli si è accorto che ha un credito di circa 1 milione di euro rispetto a tutti i partiti politici napoletani che, usando le sedi, cioè come sedi, gli uffici, le abitazioni di proprietà del Comune di Napoli, poi non hanno mai pagato affitto, mai pagato la bolletta, come diciamo noi, e quindi insomma praticamente hanno tolto dei soldi al Comune di Napoli. In questo elenco ci sono tutti i partiti della nostra città e appunto manca soltanto ancora una volta i radicali italiani e magari l'associazione radicale per la Grande Napoli. Quindi noi siamo sempre lì a chiedere di denaro, dei contributi per autofinanziamento. Invitiamo ancora una volta tutti quanti che ci ascoltano, come dico sempre, che hanno la fortuna di ascoltarci, ad iscriversi all'associazione. Mercoledì sarà una riunione molto importante, come già detto il segretario Luigi Mazzotta, invitiamo davvero tutti a partecipare, perché si tratta anche un po' di capire dove, insomma, come l'associazione poi dovrà orientarsi rispetto a tutte le scadenze che sono prossime. C'è appunto anche il congresso dei radicali italiani, poi ci sarà il congresso del partito transnazionale e infine il congresso dell'associazione per la Grande Napoli, quindi saranno mesi davvero di forte mobilitazione. Siamo già con una macchina ben rodata, perché ormai sono anni che questo modello, che poi è basato molto anche sulla comunicazione via internet e sulla militanza diretta, sull'azione non violenta diretta, insomma, va avanti e sta crescendo. Ricordiamo che l'Associazione per la Grande Napoli è stata presente anche alla manifestazione che è stata organizzata appunto dai radicali, dalle varie associazioni, se non sbaglio, Detenuti Ignoto e anche Ristretti Orizzonti a Piazza Navona. Eravate presenti anche peraltro con uno striscione molto visibile e molto importante. E tu stesso, Rodolfo, se non sbaglio, sei intervenuto sul palco. Ecco, infatti su questo volevo dirti,
Secondo te, come, visto che voi avete anche una certa esperienza di mobilitazione e di iniziative sul campo, come ti è sembrata la partecipazione, lo svolgimento e anche il tenore degli interventi che si sono succeduti in questa occasione? Sicuramente gli interventi che ci sono stati, escluso il mio, dal palco della Veglia, sono stati tutti migliori di quelli che abbiamo ascoltato al Senato, se escludiamo quello del senatore Luigi Compagna, che tra l'altro era appunto con noi a permetterci la visita ispettiva al carcere di Poggioreale, perché nemmeno questo abbiamo avuto modo di ricordare a TV Radicale, magari Luigi Mazzotta, che è stato direttamente al padiglione Firenze, dove appunto è chiuso l'onorevole Papa, diciamo, ci potrà raccontare qualche altra cosa. Ma comunque, quindi, una bella manifestazione. Io ero più o meno, mi aspettavo quel tipo di partecipazione, quel numero di partecipanti. Eravamo in pochi, anche Marco l'ha detto, ma insomma un numero secondo me che già ci permette di dire che eravamo in un momento storico, cioè con una convocazione straordinaria del Parlamento non è una cosa da tutti i giorni, hanno dovuto silenziarla proprio perché altrimenti ci sarebbe stato subito un salto di qualità nella lotta che stiamo facendo, perché ormai le notizie iniziano a passare e, come abbiamo detto prima, inizia anche il coinvolgimento di persone diverse dai radicali. Noi sappiamo che quando scatta questa scintilla, allora diventa una lotta popolare, diventa una lotta diciamo che poi non riesce a trovare più argini, quindi io sono convinto che siamo più forti dopo quella sera e insomma non sarà facile, l'ha spiegato Rita, ma io non dispererei di alla fine riuscire ad ottenere il risultato che ci siamo prefissi. Sì, probabilmente potremmo fare affidamento, come erano presenti appunto a Piazza Navona, su un numero magari non molto alto, ma insomma di militanti che comunque sono ben motivati e su quel punto si può fare affidamento su azioni di militanza, poi nei vari luoghi dove insistono le varie, dove è l'ambito operativo delle singole associazioni limitrofe appunto dell'ambiente radicale a cui appartengono. Se Luigi ci ascolta, voleva appunto perfetto, qualche dettaglio su questa iniziativa che ci accennava Rodolfo del senatore Compagna di visita al Poggioreale. Sì, vabbè, questa è, insomma, io ne ho parlato per Radio Radicale di questa visita che c'è stata con Papa. Comunque io credo che debba essere ricordato in questi due minuti un'altra iniziativa che ci deve vedere ora protagonisti per quanto riguarda l'anagrafe pubblica degli eletti a Napoli, perché c'è stato l'insediamento di De Magistris da oltre 3 mesi e se noi andiamo a guardare sul sito del comune non ci sono i dati che dovevano esserci, per cui insomma non c'è un minimo di applicazione riguardo questa delibera che era stata fatta insomma l'anno scorso, per cui noi dobbiamo cercare anche di spronare, ecco, di stimolare i cittadini napoletani a poter partecipare alla vita politica e civile della nostra città, perché Napoli è di nuovo non quasi sommersa, ma sicuramente piena di spazzatura, per cui ci sono ora dei rapporti con questa società olandese con cui la spazzatura ancora non riesce a partire, e insomma si prepara un autunno molto caldo per Napoli, ma sembra che poi tutto vada bene, ma in effetti poi non c'è nessun tipo di forma di opposizione, e quindi almeno l'anagrafe pubblica degli eletti, ecco, che potrebbe essere lo strumento, già doveva essere lo strumento, e insomma ci sono troppi ritardi, ecco, volevo ricordare questa cosa, e nella riunione ne parleremo anche mercoledì, perché riteniamo che sia una priorità assoluta che riguarda poi la vita del nostro territorio. Perfetto, io se Rodolfo non ha altro da dirci,
Vi faccio gli auguri per questa riunione di, come momento di militanza e di testimonianza di tutte le varie battaglie radicali. E ovviamente do appuntamento all'Associazione per la Grande Napoli su questi, tra virgolette, schermi, sul web, su TV Radicale, per ulteriori aggiornamenti in futuro. Saremo sempre disponibili a dare voce appunto alle associazioni, in particolare appunto anche a questa associazione che è molto attiva a Napoli, che, come sappiamo, senza fare retorica, è un luogo dove insiste una comunità che è mortificata da una serie di emergenze, non ultima appunto quella che Luigi citava, quella appunto dei rifiuti, quella carceraria, e poi potremo anche in futuro approfondire anche altro tipo di emergenze, come per esempio quella l'abusivismo edilizio in tutta la zona limitrofa anche. E quindi non so se Roberto ci ascolta, io sì, darei... sono qui. A Napoli, a Piazza Bellini, la riunione dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Ecco, ricordiamo anche il sito internet di questa associazione, che è www.perlagrandenapoli.org. È importante perché questa associazione crede molto ad internet, e tra l'altro è soggetto costituente di TV Radicale, e quindi è importante potenziare e informare anche sul loro bel sito internet, ripetiamolo, www.perlagrandenapoli.org. Grazie all'Associazione per la Grande Napoli. Ecco, buonasera. Torniamo un attimo in studio, chiudiamo la comunicazione con Luigi Mazzotta e Rodolfo Viviani.